Buongiorno, mi chiamo Fabio Bilancioni e vorrei presentarvi un fenomeno che definisco magnetolisi polarizzata. Dopo aver effettuato numerosi esperimenti in diverse condizioni al fine di eliminare fattori di disturbo esterni ed avendo ricevuto ripetute conferme, ho deciso di mettere in rete quella che spero essere una scoperta significativa, nell'attesa che qualcuno possa confermarla o confutarne la validità. Mi sono trovato a ripercorrere inconsapevolmente la strada già esplorata dal fisico austriaco Felix Ehrenhaft negli anni 40 e già da lui denominata magnetolisi. Si tratta in sostanza della scissione della molecola dell'acqua nei suoi componenti ossigeno ed idrogeno per mezzo di un campo magnetico, senza passaggio di corrente elettrica, come nella tradizionale elettrolisi. Rispetto ai controversi risultati di Ehrenhaft, ho introdotto una variante che consiste nella collaborazione del campo magnetico terrestre con quello prodotto da magneti permanenti disposti su due livelli. Il primo a corona, intorno al contenitore di acqua distillata. Il secondo, all'interno del contenitore a contatto con una lamina di acciaio e all'esterno del contenitore disposti in linea. Essendo il contenitore posto su di una piattaforma galleggiante, i magneti disposti in linea permettono l'orientamento del sistema contenitore secondo il campo magnetico terrestre, come accade in una normale bussola. Quello che ho notato è quanto segue. Permettendo al sistema di orientarsi secondo il campo magnetico terrestre, nel contenitore d'acqua si innesca un fenomeno di apparente produzione di bollicine di gas, come chiaramente visibile in questo video. In qualunque altra posizione, al di fuori cioè di quella orientata secondo l'asse magnetico terrestre, cessa il fenomeno all'interno del contenitore. La mia ipotesi è che in qualche modo a me ignoto, il campo magnetico terrestre, interagendo con quello localmente prodotto dai magneti permanenti, riesca a scindere la stabile molecola dell'acqua nei suoi componenti ossigeno e idrogeno. Dato che il fenomeno si presenta solo quando il contenitore si orienta rispetto ai poli terrestri, l'ho definito magnetolisi polarizzata. Preciso che il liquido immesso nel contenitore è esclusivamente acqua distillata.
Spero di aver reso l'idea del fenomeno visibile in questo video e mi auguro di ricevere commenti e verifiche da parte di altri sperimentatori. Ringrazio per la pazienza dimostrata la mia famiglia ed in particolare mia moglie e i miei amici SR e FR. Per qualsiasi chiarimento mi potete contattare all'indirizzo bilamagneto@gmail.com. Grazie dell'attenzione, buona giornata.